Allora, dobbiamo sistemare qualcosa. Vorrei sistemare... Cardamomo! Allora, ragazzi, si va diretti. Mo, che abbiamo? La signora Nana vuole comprare questo. Io spero che non sia solamente taccagna e le potrei chiedere, dato che io l'ho pagato 46k. A lei gliele potrei chiedere almeno 80. 35, me ne dà meno di quanto... E la madunina, via! Via, che lei c'ha qualche infezione strana. Mio Giorgio, il signor Giorgio vuole pagarmi questo. Quanto mi dà? Attenzione, il signor Giorgio c'ha la mano cattiva. Vediamo se mi dà 500k. Attenzione. Bro, se mi dà 500k gongoleggio. Brother, 500.000 voglio. Ok, 500k presi così. 320 di profitto e sono contento. Il signor Aaron invece vorrebbe comprare questo nostro prezioso monetozzo d'argento del 1189. Tanto non so manco se c'erano le monete allora. Vabbè. Comunque io gli vorrei chiedere sinceramente, dato che la stima è 62, almeno una novantina, ragazzi. Una novantina ci sta. 90, figa, dammeli, ecco. Vedete che me li dà. Goloso, 48k, sono veramente GGVP. Il signor Paolo Grevioso vuole comprarci la solita lampada che nessuno... Lui ha capito come funziona. Quindi lei me ne dia, mi dia 90.000 e non se ne parla più. Non se ne parla, no. Vabbè, va bene, 80, 35k di guadagno, penso che siano anche abbastanza onesti. Almeno mi vuoto un po' dalla cantina che sono pieno di roba. Questo facciamo i sacchi, ragazzi. Qua si fanno veramente i sacchi. Lui, dato che la stima è 540, io gli chiedo 900.000 dollari. Potevo chiederne un milione, eh? Potevo chiederne un milione. Ci sta. 500k di guadagno, pulitissimo. Almeno mi pulisco un po' dalle cose che ho. Allora, e questo invece quanto mi darebbe? Io l'ho pagato 38, lui mi dà... Oddio, se mi desse 60.000 sarei contento. 60k. No, e va subito via. Vabbè, va bene così. La signora Atena invece vorrebbe comprarci il nostro monetozzo del 1100, che penso che lei possa andare bene se... Non so, così per ridere me ne dà 60. 52 solamente perché devo sfamare mia moglie che è morta. Oh, no, non me li dà. Vabbè, ci ho provato, bene così. Comunque 1.400.000 ce lo siamo fatto sta settimana. Sono abbastanza soddisfatto, sinceramente. Tra l'altro c'è anche un'asta disponibile, quindi penso di poterci anche andare, dato che c'è lo spazio libero. Abbiamo fatto bene, ragazzi, a vendere, perché così almeno posso andare all'asta. Meno male. GGVP. Che è? Cosa vuol dire 10 milioni? Coltello d'argento del 164, riconducibile all'impero romano, appartenuto a Belè. Ma chi è Belè? Raga, io ci provo. Io lo provo a prendere questo. Facciamo subito, ragazzi. Costa l'ira di Dio. Non c'ho manco i soldi per la prima offerta. Vabbè, tutto però con calma. Che infame che avete. Ma che... Cioè, devo andare a prendere ste poverate. Dai, ma ragazzi, c'è la cura per il COVID in quel coltello. Non lo so, ragazzi, c'è cose strane, veramente. Accontentiamoci di sta pistolina dell'era napoleonica. Vediamo che almeno posso farci qualcosina, spero. Qui sta, va bene, onesto, pulito. Prendo anche l'uniforme militare, riconducibile all'invenzione della pizza. Non indaghiamo troppo, cerchiamo almeno di prendercela sotto i 17, sarebbe figo. Cioè, posso farci veramente bene se la compro sotto... Non abbiamo pagato niente. Il signor Steven Zarek invece vorrebbe comprarci questa, la solita monetina. Non sarebbe male se lei me ne potesse dare 60.000, giusto per ridere. No, che 20k. Troppo dire che ho un signor... No, vada via. Se vada via. Barbon. Figa, qua si fattura. Siamo mica qua a contare di buono le monetine. Vada via. Mi do 80k, via. Al diavolo, d'accordo. Così voglio. Così voglio. Deve girare l'economia. Il signor Joe, fate vedere cosa vorrebbe. Oh là là, attenzione, se mi può dare 650k tipo sono Omega V. No, ma c'è, scusa, quanto sei tirchio? Ma cosa vuoi? Lei ragiona che mi paga più del suo prezzo. Signorina, 60k, giusto per ridere così. Al diavolo, brava signorina, me l'ha pagato il doppio praticamente. Gungoleggio. Signora Symphony Russell invece quanto... Signorina, la vedo un pochino lontana, eh. La vedo un po' lontana dal gol. Mi sa che qua passiamo la notte in bianco, ragazzi. Qua non si combina nulla. Attenzione, il signor Mike O'Brien. Oppala.
Cioè, riconducibile al regno di Atlantide, appartenuto a Bruce Lee. Io, virgola, posso magari offrirgli roba come 90.000? Vabbè, ma come chiede 230? Ma stiamo calmi. Massimo 150k. No, sì, ma che cosa 215, ragazzi? Allora, io lo voglio comprare solamente perché lo posso mettere a posto. Faccio un investimento, ragazzi. Lo prendo. Lo faccio, ragazzi. È un investimento, ma per una giusta causa. L'ho fatto per una giusta causa. Il signor Elon Mourinho vorrebbe comprare questa pistola e mi dà già 52k. Volendo io potrei venderla per un prezzo pari ai 90.000, tipo. Questa sui 54 lo vedo un po' misterioso. Non penso che gliela darò, perché possiamo farci veramente di più, quindi meglio non rischiare. Spero che la mafia non arrivi oggi, perché veramente di casini non ne voglio. Sono abbastanza felice. Cioè, devo dire che, insomma, quanto manca più che altro mettere a posto questo? Un giorno rimanente e poi metto a posto subito questo. Voglio vedere quanto vale. Diversamente, e metto una virgola. Ok, pensavo mi comprassero qualcosa di veramente pesante, ma questo non penso che te lo venderò. Non mi interessa, devo sistemarlo. Questo 42k posso chiedergli 80. Perché no? 80k. Ma signorina, ma che me ne privo, ma se lo prenda. Allora, la signora Ellen ha una cosa golosa per noi, che vale abbastanza soldini. Vabbè, 41 va bene comunque, non è malvagio, possiamo farci un po' di grana. Quindi io direi che le posso offrire tipo, porca miseria, $17.000. 38 segati male, quindi facciamo 23.000, vediamo se scende un pochino. Signorina 25. Dai. Grazie, brava signora, così facciamo i seri un po', non stiamo a orcodinci. Io Silvestro, questo se lo tenga, non mi interessa proprio. Signora Sigourney Anderson, mi dia qualcosa di veramente potente. Non me ne faccio niente, non mi interessa, se ne vada via. Barbona. Ora voglio mettere subito a sistemare questo che vale 51, cioè costa $51.000 ripararlo e presumo che ci possiamo fare abbastanza bene. Ok. Diretti, diretti. Questo non mi interessa. Andiamo subito al prossimo. Spadina di legno schifosa che vale comunque un po' di soldi, quindi penso che ci farò un pensierino. Ti do 35k, non di più, sinceramente. No, 35, brother, 35. Ah, va, allora va bene, scusa, è la scimmia. È la scimmia, allora. Ancora un falso. Oh, ma basta. È un falso. Chiama la pula, vai via. Questo può valere dei soldi, questo vale dei soldi. Omega V. Io direi che volendo, ragazzi, dato che la stima è 220, io gli provo a offrire 100.000. No, però è veramente... Porco Giuda, ma qua si combatte, ma qua si combatte, ragazzi. Ma qua si combatte, 150k gli chiedo. Allora, io lo voglio comprare solamente perché in ottime condizioni non devo nemmeno sistemarlo. Posso fare solamente compravendita e non ci devo perdere altri soldi. Quindi io personalmente lo prenderei. Lo prendo così, lo prendo così. Insomma, questa caffettiera non penso che mi interessi. La signora Anastasia potrebbe comprarci il draghello. Me ne puoi dare 60k per il draghello, signorina? Signorina, la facciamo 55 solamente perché guardi, oggi sono abbastanza felice, quindi gliela posso lasciare. Sai, signorina, che è brutta come la ciambella del cesso. Non per essere cattivi, ma insomma. Il signor Carwood invece vorrebbe comprarci il nostro, insomma, il nostro giubbottino. Potresti darmi tipo 50k. E ne privi? No, 21. Lui parte con 21 perché dice che lui va bene così. Se io dicessi... No, che 17, ok, da comprare. 40.000. 40.000 ho detto. No. Allora se ne vada via e non si faccia più vedere. Regà. Porca loca. Cioè, valeva 100.000, ne vale 400. Cioè, raga, è... No, questo qua. È arcobalenica sta roba. Fate vedere cosa posso sistemare. Qualcosa che si è messo male. Questo. Ah, sto qua è ancora impegno, raga. Se tra due giorni non ce lo riscuote, facciamo una roba da 850k fuori di testa. Questo qua invece abbiamo qualcosina da sistemare. Questo è per riotter volendo. Volendo. Prossima volta, ragazzi. Prossima volta possiamo fare. Però c'è un magazzino all'asta. Io voglio morire. Non c'ho spazio. Cioè, mi sparatemi in testa. No, devo buttare via delle cose. Veramente. Non ci credo. Non posso lasciare il magazzino lì. Butto via questo. Butto via questo. Tipo faccio questi tre qua, ragazzi, li sbatto via e vado all'asta. Al magazzino, ragazzi, al magazzino posso fare veramente bene. Ci provo. Provo a buttarli via, ci perderò un po' di soldi, ma posso veramente fare bene. Un imprenditore ci prova. Un imprenditore ci prova, ragazzi, ci prova. Così proprio. Via, buttiamo anche via Perry Otter, via. Easy così. Allora, tre oggetti all'asta.
E il prezzo iniziale 84k. Abbiamo fatto bene, abbiamo fatto benissimo. Cioè abbiamo Zor del 1963. Abbiamo una pistola appartenuta a Isacco Newbottom. E abbiamo un vecchio lanciarazzi del 1600. Facciamo bene. Cioè, allora, io non vorrei salire oltre i 120, sinceramente. Però presumo che questa era un po' combattuta. Non offrire. Non voglio. No, andiamo su, raga. Andiamo su. Andiamo su, ragazzi. Sì, va su. Si andava su, però il Geppetto, ragazzi, c'ha quella cosina lì particolare che, boh, intriga, raga. Non è male, le cose che abbiamo preso costavano di più di quelle che abbiamo buttato via, quindi alla fine abbiamo fatto una patta, ci sta, non è malaccio, dai, ci sta, ci sta, ci sta. Vediamo se posso riuscire a vendere un pochino di cose. Oh, questa, signorina, mi fa la magia, mi dà 100k, veramente, mi dà, signorina. Così a caso, no, il frienzone se ne va pure via, tante belle cose. Ok, signora, forse possiamo ragionare. Mi dia 60.000 e glielo do. 60. Bravissima cocca, 41 di guadagno. Easy così, easy. Abbiamo, voglio comprare questo però non penso. Come 92. Te richiedo almeno 170. No, non ti do di più, no. No. Dove te la posto? Questo ci faccio dei soldi, scusate. Attenzione, no signorina. 800k, signorina mia. 800k. Il mio mastro restauratore ha fatto un lavoro di Cristo. 800 e non mi schiodo. Allora se ne vado via, non mi interessa, che le devo dire? Non è che sto veramente qua a fare l'elemosina. Anzi, 14k di mandolino. Signorina, io guardo, io le do 5.000 ed è tanto un miracolo che gli do 5. Non mi interessa, sinceramente. Rischio di lasciarlo lì e non riuscire a venderlo. Guardi, non per dire delle cose, ma se lei mi dà tipo 90k glielo do. Sono in vena di dare le cose. No, no. Allora fate quello che volete. Scusate, cioè io ci provo a essere bravo, buono, eccetera, con voi. Ma se avete il braccino corto, io poi arrivo fin lì. Ma quanto ci mette ancora a restaurare questo? Ancora un giorno? E questo invece tra quanto è nostro? Un giorno, ragazzi, se non lo riscatta, se non lo riscatta, ragazzi miei, prendiamo una cosa della Madonna proprio.